Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Brawl Stars. Forse la intro l'ho un po' copiata da caso, lo saluto se sta guardando questo video perché mi piace un pochino. Vabbè, a parte gli scherzi, le intro copiate, non copiate le intro, a me semplicemente piaceva, ma non parliamo delle intro perché la intro è la cosa meno importante di questa ruota, le modalità, anche perché oggi faremo una challenge incredibile. E sapete qual è? Beh, credo proprio di sì perché l'avete letto dal titolo. Che fail. Infatti, se vincerò la challenge, shopperò Spike Sakura. E per chi non lo sapesse, ho trovato Corvo proprio ieri in una cassa gratuita che mi ha dato il negozio. Quindi, due leggendari in giorni di fila. Va bene, ragazzi, a parte gli scherzi. Adesso, cioè no, a parte gli scherzi, bando alle ciance, ciancio alle bande. Dobbiamo girare questa ruota delle modalità. E qualsiasi cosa esca, dobbiamo giocarla. Poi gireremo la ruota dei brawler e vedremo con quale brawler dobbiamo fare la modalità. Ho solamente due sconfitti, cioè se perdo due volte, niente Spike. E devo fare soltanto due partite. Poi c'è questa opzione in grigio sopra la freccia che sta scritta: scegli tu modalità e brawler. Quindi per questo giro prima questa, così posso scegliere sia la modalità che il brawler. Adesso incominciamo perché direi che la challenge l'avete capita. Giriamo. Oddio, stiamo scherzando? No, 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 ti prego, no, 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 no. Vabbè. Sopravvivenza. Guardate che bella ruota. Vabbè, ci sono anche dei brawler che non c'ho, tipo la parte rossa non c'ho nessuno. E dei gialli c'ho solamente Corvo, per il resto ce l'ho tutti quanti. Ma andiamo a vedere chi dobbiamo usare. Se non ci capita un brawler che già abbiamo, rigiriamo. Oh, no, no, Shelly no. Colt. No, 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 no. Bull. Male, vabbè, comunque possiamo anche specificare, cioè possiamo anche scegliere quale come vogliamo fare sopravvivenza, se in coppia o in duo, cioè se in coppia o in singolo. E io ho scelto in duo e ho un minuto totale per tutta la partita di camperare, quindi inizio già a contare da adesso. Uno, che c'è? Scusate, questi secondi qua già li sto contando, sono i primi, ok, già 15 sono passati, 20, basta sprecare secondi, ne sto sprecando troppi, raga, non va bene, non va bene per niente, cioè possiamo restare qui, ma neanche camperando. C'è un boh pure. Ma perché con Bull? Proprio Bull. Ragazzi, l'opportunità di modificare i comandi è stata pure fantastica. Ci vediamo dopo, un attimo solo, che c'è un po' di difficoltà. Sono anche morto, ma il mio Colt è un... Cioè, guarda, terzo posto andava anche bene. Sì, insomma, se faccio terzo posto, va bene. Ebbene, è un'andata. Cioè, ma partiamo benissimo. La prima partita su due che dobbiamo fare l'abbiamo persa. Vabbè, in teoria, se questa qui la vinciamo, la challenge è vinta. Ma se perdo pure questa, non sono solo un abbone. Ma Spike rimarrà nel negozio per sempre. O almeno fino a che non esce un'altra volta. Così magari lo shoppo di nascosto. Non lo so, fatemelo sapere nei commenti. Ah, giriamo sta ruota. Oh, un'altra volta sopravvivenza, no. Dimmi di sì. Scegli tu modalità e brawler. Dome fut me. E allora, ragazzi, io mi scelgo Beryl in sopravvivenza duo. E se questa qui la perdiamo, ragazzi, cioè se facciamo quarti o quinti, niente Spike. E abbiamo sempre un minuto totale per camperare.
Ovviamente le jump le possiamo usare, però cioè nessuno ci vieta di jumpare. Allora ragazzi, iniziamo qua. Conto io, tranquilli. Ragazzi, sono rimasto tipo 20 secondi, poi me ne sono andato. Un secondo solo. Sto sprecando altri secondi, raga. Ce n'ho soltanto 20 ancora. Ecco, questi 15 qua contano come secondi qua. E dopo che è respawnato il mio compagno, ho soltanto 5 secondi per camperare, raga. Paura che Spike non ce lo portiamo a casa. Raga, ho gli ultimi 5 secondi per camperare. Questi me li devo giocare bene. Andiamo a guarda bene. Scontro finale! Raga, non mi dici che ci portiamo anche a casa la partita, perché vuol dire che ci scioppiamo Spike. Vado addosso ad Eugenio. L'ho killato. No, Tick, per favore. E vabbè, ragazzi, siamo riusciti a portarci la partita a casa. Ma siamo arrivati sotto il terzo posto, anzi addirittura secondi. Quindi ragazzi, per me, io sono contentissimo. La challenge è vinta. E quindi sì, lo so, posso meritarmi Spike più Spike Sakura. Ragazzi, sono 400 gemme. Faccio questo solo per voi, perché per YouTube, per tutto quanto, perché scioppare un leggendario duro colpo, perché già sai chi ti esce. Ma raga, se voi non lasciate like a questo video, mamma mia, mi avete fatto spendere 400 gemme inutili. Quindi se mi volete bene, condividete il video con tutti quanti. E non vi consiglio di scioppare leggendari perché costano tanto. Io lo faccio solo per YouTube. Ilario, se stai guardando questo video, la challenge l'ho vinta. Quindi Spike me lo posso comprare, più la skin Sakura. Ok ragazzi, sono pronto. 3, 2, 1, vado! Eccolo qui! Spike! Più la sua skin, Spike Sakura. Mamma mia, raga! Ce l'ho fatta! Mi metto pure l'immagine di Spike. Posso concludere il video qui. Ciao!